l'invito di Don Paolo, anche perché l'amministrazione in questa manifestazione in passato è stata poco presente, e quindi volevo salutarvi, ringraziarvi per la partecipazione e anche io credo portare il saluto del sindaco che stasera non può, ma soprattutto riconoscere l'utilità e la funzione di queste bellissime estati che vengono svolte in questo, in questa location, come si dice, molto importante, e questo fatto di affrontare dei temi importanti per il sociale, l'ambiente e tutto il resto, oltre che per la cultura, perché per noi è importante non solo le manifestazioni che fanno rumore, ma anche quelle in cui si capisce, si ragiona e si porta a casa qualcosa. E certamente San Michele è una di queste, e quindi ringrazio Don Paolo che tutti gli anni ci mette del suo per continuare questa ormai diventata tradizionale, diciamo, manifestazione estiva, che io spero soddisfi il pubblico, certamente soddisfa l'amministrazione. Vi ringrazio e non voglio portarvi altro tempo, complimenti ancora, naturalmente ai partecipanti e a chi opera. Grazie. Grazie mille. Ringraziamo il vice sindaco per tutta l'amministrazione, soprattutto per questo riconoscimento in cui ci dice che facciamo cultura, tra virgolette, che appunto affrontiamo temi di un certo livello importante. Per noi è importante essere anche, tra virgolette, riconosciuti in questo. E allora do l'inizio proprio a questa serata, che è l'inizio di questa nuova stagione, perché quello che abbiamo esposto quest'anno è gli eventi di luglio, ma ci sarà poi il calendario di agosto. Abbiamo fatto alcune piccole modifiche, una di queste è proprio quella di dare modo di non fare un manifesto troppo lungo, ma cercare di piano piano di digerire, entrare negli argomenti che affronteremo durante il mese di questa nostra stagione estiva. Io ringrazio soprattutto le persone che permettono di poter realizzare questo evento estivo, perché vedete, io sono il parroco e sono quello che rappresento, ma dietro c'è uno staff. In primis qua abbiamo Enrica, ma anche Alessandra, Patrizia, Elena, Luciano, Vincenza, Alessandra, Tilde, e poi sicuramente quando fai i nomi ne dimentichi qualcuno, ma c'è veramente un gruppo di persone di volontariato, Gioacchino, mia mamma, anche se a volte mamma è sempre per ultima, te la ricordi, ma c'è tutto questo gruppo. Quindi a noi è importante per noi non solo le tematiche, ma vorremmo anche che le persone che entrano in contatto con questa realtà entrino anche con l'esperienza che si sta facendo della parrocchia, anche dell'organizzazione, cioè pensare come c'è un gruppo di persone, di volontariato, che insieme ci mettono il cuore, ma anche le stesse persone che invitiamo, no? Sposano anche il tipo di modello, se possiamo dire così, di organizzazione. Noi non diamo gettoni, cioè sono persone che vengono perché condividono in questo modo il nostro progetto. Quindi noi facciamo ospitalità, accoglienza, perché è giusto, ma poi è tutto, come dire, dentro il desiderio di trattare questi temi, di poter fare un attimo una riflessione, quindi è regalare gratuità, è regalare momenti anche di approfondimento. Quindi ci piace anche che le persone che entrano in contatto con noi entrino anche con questa esperienza, con questa atmosfera di parrocchia, che è molto di più di quello che magari uno può pensare della chiesa, della parrocchia, ma davvero anche la scelta del sacrato, degli ambienti, è proprio il desiderio di incontrarsi. E allora niente, io adesso do la parola a Enrica e ringrazio anche per questa serata già Salvo, il nostro chitarrista che ci animerà, e tutti voi che leggerete, e soprattutto do anche un ringraziamento alla madrina della serata, la quale ha voluto esserci, quindi la ringrazio di cuore. E basta, perché io più avanti vi faccio delle gaffe, quindi lo sai che ci rivediamo per i saluti di fine agosto. Bellissimo. Non si vedrà più. Arrivederci, Francesca. Allora, buonasera a tutti, tanto grazie di essere di nuovo presenti a questo appuntamento. Mi sento un po' precaria, quest'anno abbiamo voluto dare un inizio un po' diverso dal solito, e quindi durante l'inverno abbiamo preso contatti con Radio Aldebaran, che è una radio della mia giovinezza, e nella persona di Salvo Agosto, che ha accolto questa idea di cominciare qui
con una maratona di lettura. La lettura vedrete poi che è tutto un po' improvvisato, non abbiamo i tempi, io non ho mai ovviamente lavorato per una radio, e ci sono dei posti liberi, voi sapete che spero sempre di fare presentare Sanremo e quindi quest'anno farò magari anche domenica in, e comunque c'è molto lavoro dietro a questo. Io voglio soprattutto ringraziare davvero, noi cominciamo a fare queste cose a febbraio marzo, il ciclo è articolato su 2 mesi con molti appuntamenti davvero di buon livello e da per tutti. C'è anche un ciclo sui classici, che per dire come noi siamo fiduciosi e anche un po' controcorrente. Madrina di questa sera è Rosellina Archinto, che è come a cui chiedo. Nessuno di noi, i nostri figli, i nostri nipoti, non avrebbero letto i libri se non ci fosse stata negli anni 60 l'idea geniale di scompaginare quella che è l'editoria per i ragazzi da parte di Rosellina. Meno principi azzurri, meno principesse, e da allora è nato un mondo meraviglioso che vi potrà raccontare. Tra le letture ci sono anche molti testi che sono stati scelti legati a Natalia Ginzburg, a Italo Calvino, sono i 100 anni della nascita di Italo Calvino. Ecco, io qui farò dei piccoli interventi come se fosse un dinosauro, quello che è rimasto vivo quando è passata la cometa che ha distrutto i dinosauri. Data la mia età, con queste persone, sono state persone che, con cui ho lavorato, e quindi anche con Rosellina abbiamo un sacco di ricordi che possiamo condividere. Devo chiamare adesso Salvo, perché senza di lui, senza la sua generosità, e ripeto, essendo io una persona ansiosa, potremmo pubblicare tutti i messaggi che ci siamo passati di notte, e quindi buona serata. Trovate sempre la solita busta, ve lo ricorderò all'inizio, ve lo ricorderò alla fine. Un vostro contributo è significativo per poter procedere e andare avanti con queste attività che davvero spero possano trovare il vostro interesse e soprattutto la vostra anche simpatia. Grazie ancora e ecco. Uno ti dice buon viaggio quando ti vede andare via, pronto per un lungo cammino, per stare solo, per vedere cose, posti e persone che non avevi mai visto, per scoprire tesori che ancora non sai. Tu dici grazie e poi parti e non ci pensi più, perché pensi soltanto al tuo viaggio che sta per cominciare ed è la cosa più importante di tutte, o almeno così sembra. Ma quand'è che un viaggio è buono? Quando sai dove andare, ma anche quando non lo sai e lo scopri strada facendo. Quando cammini per conto tuo e stai bene così. E quando incontri qualcuno e ti accorgi che stai bene anche così, con qualcuno. Quando succede un imprevisto che invece si rivela una bella sorpresa. Quando la sera sei così stanco che cadi addormentato e non sogni nemmeno. E quando la sera sei così stanco che non riesci a dormire e rivedi quello che hai visto e fatto di giorno e sei contento. Quando sbagli strada e arrivi in un posto e scopri che è proprio lì che volevi arrivare, anche se non lo sapevi. Quando incontri un ostacolo e poi un altro ancora, e trovi il modo di superarli tutti. Quando pensavi di restare e invece trovi una buona ragione, o anche più di una, per ripartire. Ma anche quando non hai più voglia di andare da nessuna parte e ti accorgi che va bene così, perché è venuto il momento di fermarsi, e dove ti trovi è il posto giusto. Quando alla fine del cammino c'è quello che ti aspettavi o chi ti aspettava, e quando invece c'è qualcosa che ti stupisce o qualcuno. Uno ti dice buon viaggio
quando ti vede pronto per andare via e non sa dove vai e nemmeno perché, ma crede che tu sappia tutto e invece tu non sai niente. Ma va bene così. A volte non sai niente nemmeno alla fine, perché non sai se quella è la fine o se è solo una tappa. Allora vuol dire che hai fatto davvero buon viaggio, perché sei già pronto per cominciarne un altro. Benvenuti a San Michele di Pagana. Io ho dato l'invito, questo microfono fa capricci, scusate, dicevo, ho accettato volentieri l'invito che mi ha fatto Enrica, che mi ha fatto Alessandra, Don Paolo, e abbiamo deciso insieme di tentare questa nuova strada, quella di essere qui insieme per, non per un premio, per una gara, ma solo per il piacere di stare ad ascoltare qualcosa che ognuno di noi propone, e speriamo di riuscire nell'obiettivo. Intanto Enrico Testa, il maestro Enrico Testa alla chitarra. Grazie a tutti, grazie. Ricordo che ci sono già dei lettori che noi abbiamo scelto, ma abbiamo pensato anche che qualcuno di voi avrebbe voglia magari di leggere qualcosa, e allora abbiamo dei testi qua pronti per voi. Se qualcuno vuole avvicinarsi, senza nessun timore, non emettiamo giudizi, può venire qui da noi, noi gli diamo il testo, magari si mette alla luce, se lo prepara, non sono lunghissimi, e partecipa insieme a noi alla serata. Come diceva Enrica prima, la nostra madrina è Roselina Archinto, di lei Natalia Ginzburg ha scritto: incontrarla è come esporsi al sole, quindi si rimane abbagliati per tanti suoi aspetti della personalità. Questa sera la nostra Rosellina ci legge un estratto da Storie Naturali, Primo Levi. Sentite? Sì? Cambiamo il microfono al gol.
Buonasera a tutti. Non piove, per cui sono tutti contenti. Primo Levi, che tutti voi sapete, che ha scritto un libro meraviglioso. Quando è venuto via dal suo campo di concentramento, ha scritto su questo uomo un libro serissimo e tantissimo, anche perché era una vicenda umana, ha fatto molto effetto. Io poi sono molto amica della Liliana Segre, che ha avuto lo stesso problema, è stata in campo di concentramento, è uscita nel 45, eravamo via in un collegio, lei è arrivata nel collegio dove ero io. Abbiamo molto, siamo diventati amiche in quegli anni ed è stata un'esperienza per lei incredibilmente strana. Parlare con una persona normale come ero io, che era per lei molto strano, però comunque è stata una donna straordinaria. Io vorrei leggere di Primo Levi questo testo che lui ha scritto, un saggetto che ha scritto tra censure. Pure sentire che gli animali sono meno abitati nel mondo. Si tratta indubbiamente di un campo vastissimo e affascinante, dalle possibilità praticamente illimitate. In sostanza, da quando è stato pubblicato dalla stampa fino al momento in cui scrivo, il lavoro sensoriale ho studiato ma dimenticato a casa mia. Che nuoce al cervello umano e che le macchine svegliano in modo troppo rigido, potrebbe essere affidato a degli animali opportunamente educati. O è curioso che per questo compito sia stato trovato che i fiammiferi più vicini all'uomo sono i meno adatti a questa. Cani, scimmie e cavalli e sottoposti al processo di condizionamento si sarebbero dimostrati cattivi giudici appunto perché troppo intelligenti e sensibili si comportano come il nonno loro in modo troppo passionale, reagiscono in modo non prevedibile a minimo di estranei, peraltro inevitabili in qualsiasi ambiente di lavoro, mostrano strane preferenze forse dal congenite e tuttora inesplicato per alcune categorie inevitabili. La loro stessa memoria è incontrollabile ed eccessiva. Essi rivelano in queste circostanze le sfide finesse risultati sorprendenti si vanno ottenuti dal comune pollo di Mesco, che già quattro uffici sperimentali sono stati notoriamente affidati a di galline ben intere sotto il controllo e la sorveglianza di funzionari dalla provata esperienza. Questa storia delle galline mi ha fatto molto ridere perché moltissimi anni fa avevo affittato una casina a Venezia, perché a Venezia mi piaceva da morire, e c'era la portinaia che invece di un gatto o di un cane aveva una gallina, e questa gallina parlava con lei, parlavano tutto il giorno insieme. Quando lei faceva una cosa che fastidiva la gallina, la gallina si arrabbiava da morire, si arrabbiava da morire e se ne andava per un po'. Per cui questo fatto che hanno trovato che le galline sono i migliori giudici che ci siano al mondo è molto strano. Però se lo dice Primo Levi, che ha studiato anche queste storie, è vero. Tanto che già quattro uffici sperimentali sono stati notoriamente affidati alle galline, benedette sotto controllo e la sorveglianza di funzionari provati in esperienza.
Le galline, oltretutto, facilmente reperibili di costo moderato, sia come investimento iniziale, sia come manutenzione, sono capaci di scelte rapide e sicure, che attengono scrupolosamente agli schemi mentali che vengono loro imposti. E dato il carattere freddo e tranquillo, la loro memoria evanescente non vanno soggette a nessun tipo di perturbazione. È opinione diffusa in questi ambienti che entro pochi anni il metodo delle galline verrà esteso a tutti gli uffici della censura del nostro paese. È una cosa strana questa qui che ha scritto Primo Levi, però io quando l'ho letto mi sono affascinato con quest'uomo così triste che tristezza era nata con la gamba di gallina, sì. E sono molto disturbato che in fondo invece ha scritto una cosa abbastanza divertente. È andato a cercare gli studiosi che avevano cominciato con le più grossi e finita le galline. A me le galline mi ha fatto centinaia di Venezia che passava la giornata a parlare con la sua famiglia. E se lei prendeva la televisione prima del fatto che la giornata non ho mai partito per la giornata. Ecco, intanto volevo ringraziare appunto Rosellina di questa lettura e della scelta di Primo Levi, soprattutto anche qui questa pagina che ha come firma la zampa della gallina e le storie naturali di Primo Levi. Consiglio di leggerle perché è un aspetto anche poco meno letto di Primo. Come dice Dinosaura, ho avuto la fortuna di lavorare. Questo libro in realtà è uscito. Questo libro è uscito nel 1966 non con il titolo di Primo Levi, con il nome di Damiano Malabaila. Probabilmente Malabaila, Primo diceva che era il nome di un negozio di ferramenta che vedeva quando lui andava in fabbrica e lavorava, era un chimico bravissimo. Un'altra versione edulcorata è che Malabaila in realtà sia la trascrizione in piemontese di mala cattiva baglia. Quindi pensate, questo scrittore che dopo la tregua, se questo nuovo, è costretto ad ancora una volta a rinunciare al proprio nome e a firmarsi come Damiano Malabaila. È uscito 2 o 3 anni fa un bellissimo libro da Neri Pozza che racconta tutta questa storia, ma la cosa più straordinaria è che il libro, l'edizione su cui io ho lavorato, avevo fatto la copertina, è uscita poi nel 79 con il nome di Primo Levi, e tale era comunque l'imbarazzo della casa editrice che il retro riporta 2 o 3 righe e poi un lungo pezzo probabilmente attribuito a Calvino che risolve il problema citando proprio una lettera in cui lo stesso Primo Levi racconta il proprio disagio e il perché, le domande che si era posto, se era il caso che uno scrittore così legato ai ricordi del campo di concentramento potesse scrivere storie leggere. Primo Levi in realtà lo consiglio proprio di leggere i storie naturali, il sistema periodico, perché sono veramente delle pagine per chi ha delle curiosità che vale la pena di leggere, e soprattutto le poesie. Ve ne leggerò, se poi se c'è tempo, una di queste dedicata alla moglie. In più, ripeto, a suo modo era un uomo molto spiritoso, faceva sempre dei gufetti, è stato il primo che ha usato il Macintosh. Io ho cominciato a lavorare nel Giurassico, non c'erano nemmeno le
la macchina delle fotocopie, lui era venuto con questi disegnetti di Buffetti dicendo il Macintosh per la sua edizione di poesie utilizzai questi Buffetti fatti con il Macintosh, quelli scartati ovviamente li ho perduti, ma aveva anche una grande manualità, guardate in giro con faceva proprio dei Buffetti con i fili, per esempio dei tappi di vino, sapete come? Lui faceva degli animaletti meravigliosi e ne ho un ricordo veramente, io lo ricordo sorridente, controluce e sorridente. Grazie Rosellina per questa scelta, grazie per tutto e ti faremo ancora delle domande. Grazie, ora accanto a me vorrei la lettrice più giovane della serata. È la signorina Biancaluce, benvenuto. Via Biancaluce. Cosa hai scelto per la platea di San Michele di Pagano? E cosa ci leggi? Oggi, stasera, leggo questo racconto che si chiama Ada la scienziata. Ada Marie non disse una parola fino a quando compì 3 anni. Saltellava nella culla e si guardava attorno. Se ne stava in silenzio ad osservare il mondo. Imparò ad arrampicarsi e riuscì nell'evasione, ma dietro di sé lasciò una terribile confusione. Rincorreva suoni e immagini tutta la giornata. E non si fermava finché non cadeva addormentata. I suoi genitori erano esausti e temevano di impazzire perché Ada cresceva ma non ancora si fece sentire. Certamente la piccola con la testa in fermento avrebbe detto qualcosa quando sarebbe stato al momento. E fu così che successe quando Ada compì 3 anni e semplicemente domandò: perché lo chiamano cucù se fa titta? Perché ci sono cosine appuntite sulle rose? Perché le tue narici sono pelose? Inizia con perché, poi cosa? Come? E quando? Ma allora della nanna col perché stava già ricominciando. Poi si addormentò mentre i genitori sorridevano stupiti alla loro curiosa bimba che era piena di poesie e voleva sapere come funzionava il mondo. Le diedero un bacio e sussurrarono: lo scoprirai al suo tempo. Allora, come mai hai scelto questo libro? Questo libro l'ho scelto per prima cosa che è divertente, carino, bello, e poi perché racconta che questa bambina di 3 anni e a 3 anni non riusciva a parlare, no, non parlava poco, e poi un tempo riusciva a parlare, però racconta che lei è diventata la prima programmatrice di computer del mondo. Allora, complimenti per questa scelta. E poi abbiamo ancora una riserva, no? Bene. Allora direi che...
Sì, la tireremo di nuovo in ballo, eh. Quindi non andare via, Biancaluce, non andare via, mi raccomando. Grandi amori, uno è il mare, giusto? Per forza, io adoro il mare, sono nato al mare, sono sempre vissuto al mare e adesso a Milano soffro un po', tant'è vero che proprio quando ho bisogno quasi fisico del mare io prendo la macchina e vengo a Santa Margherita e così mi guardo il mare, mi siedo sulla panchina a guardare il mare come una vecchia signora, giustamente. Ma il mare per me è sempre la cosa più bella al mondo. Hai sempre fatto così? Quando avevi voglia di mare, partivi? No, sono sempre venuto al mare con grande gioia. Per me è certo che il mare è fantastico, cioè io forse sono molto fissata, ma proprio non riesco a amare la montagna, mi fa paura. Invece il mare non mi fa paura, anche se ho avuto delle esperienze abbastanza decisive per la durezza del mare, però è sempre un mare meraviglioso, l'acqua è sempre una cosa meravigliosa. L'acqua, siamo fatti di acqua in realtà noi altri, no? Dicono così i grandi scienziati che siamo fatti d'acqua, per cui
il mare fa parte di quell'acqua di cui abbiamo bisogno. Se siamo fatti d'acqua e all'acqua dobbiamo ritornare. Bene, torneremo a fare le domande a Rosalina, perché il suo mondo è un mondo che ci interessa tantissimo. Ora è la volta di Alessandra Vivenza, dalla nave per Kobe di Dacia Barelli. Alessandra, benvenuta. Alessandra ama leggere spesso in inglese, avrebbe preferito fare Steinbeck, poi è venuta fuori l'idea di Dacia. No, niente, ci manca lo scalino. Allora, vediamo se riusciamo a mettere... Allora, Dacia Maraini, la nave per Kobe. Mio padre un giorno mi ha regalato questi quaderni dicendo: ti riguardano, prendili. Ho cominciato a sfogliarli e mano a mano che andavo avanti ero acciuffata dalla commozione. Il passato ha la capacità di saltarti addosso a tradimento attraverso una fotografia, una lettera. Ti racconta di un tempo che non c'è più e che pure si fa vivo ai tuoi occhi con una vivacità e una corposità assolutamente insospettabili. Favoleggia nel tuo orecchio di una parte di te ormai sparita, che credevi del tutto morta e che invece stava in letargo in qualche angolo della memoria. Sono io questa bambina, mi dico, ma non sono più io. Ho perso per sempre quel corpo che nelle fotografie appare così reale, così nitido e consistente. Oggi un nuovo corpo sciupato, offeso dal tempo e dalle esperienze, ferito come un vecchio soldato che ha fatto troppe guerre, siede al sole cercando di scaldare un sangue che circola con lentezza esasperante. Cosa ho da spartire con quella bambina lontana? Grazie, grazie, ci ha emozionato tantissimo. Alessandra Vivenza, ancora un applauso. E ora vorrei accanto a me Silvana Brambilla. Ecco Silvana, Silvana ci porta nel mondo di Natalia Ginzburg, dal lessico familiare. La combinazione l'abbiamo citata prima e adesso Natalia ritorna. Nella prefazione Natalia dice che questo libro è basato su personaggi e fatti reali, non come si legge di solito, è tutto puramente casuale, e quindi ripercorre proprio il lessico della sua famiglia. Nella mia casa paterna, quando ero ragazzina a tavola, se io o i miei fratelli rovesciavamo il bicchiere sulla tovaglia o lasciavamo cadere un coltello, la voce di mio padre tuonava: non fate malagrazie. Se inzuppavamo il pane nella salsa, gridava: non leccate i piatti, non fate sbrodeghezzi, non fate potacci. Sbrodeghezzi e potacci erano, per mio padre, anche i quadri moderni che non poteva soffrire. E diceva: voi altri non sapete stare a tavola, non siete gente da portare nei loghi. E diceva: voi altri che fate tanti sbrodeghezzi, se foste a una table d'hôte in Inghilterra vi manderebbero subito via. Aveva dell'Inghilterra la più alta stima, trovava che era nel mondo il più grande esempio di civiltà. Soleva commentare a pranzo le persone che aveva visto nella giornata. Era molto severo nei suoi giudizi e dava dello stupido a tutti. Uno stupido era per lui un sempio. M'è sembrato un bel sempio, diceva, commentando qualche sua nuova conoscenza. Ogni atto o gesto nostro che stimava inappropriato veniva definito da lui una negrigura. Non fate delle negrigure, ci gridava continuamente. La gamma delle negrigure era grande. Chiamava una negrigura portare nelle gite in montagna scarpette da città, attaccare discorso in treno o per strada con un compagno di viaggio o con un passante, conversare dalla finestra con i vicini di casa, levarsi le scarpe in salotto e scaldarsi i piedi alla bocca del calorifero, lamentarsi nelle gite in montagna per sete, stanchezza o sbucciature ai piedi, portare nelle gite pietanze cotte e unte e tovaglioli per pulirsi le dita.
Nelle gite in montagna era consentito portare soltanto una determinata sorta di cibi, e cioè fontina, marmellata, pere, uova sode, ed era consentito bere solo del tè, che preparava lui stesso sul fornello a spirito. Chinava sul fornello la sua lunga testa accigliata dai rossi capelli a spazzola e riparava la fiamma dal vento con le falde della sua giacca, una giacca di lana color ruggine, spelata e sbruciacchiata alle tasche, sempre la stessa nelle villeggiature in montagna. Grazie. Allora, sì, fermati Silvana, perché allora dovete sapere che Silvana gestiva la libreria edicola libreria di San Michele di Pagano. Allora direi, qua nulla di strano, gestiva. Ma nel 2017, quando lei la chiude, accade una cosa molto particolare, vuoi raccontare tu? Nel 2018 mi sono iscritta all'università, perché era un conto che avevo in sospeso da tanti anni con l'università. Cambiando totalmente corso di studio, mi sono iscritta all'università e l'anno scorso mi sono laureata in storia. E anche per questo che ho scelto, grazie, un libro legato alla storia, perché da questo nella vita di Natalia Ginzburg sono passate persone come Filippo Turati, Vittorio Foa, Adriano Olivetti, sono i comprimari di questo libro. È una mia deformazione essere legata alla storia, però mi è piaciuta così. Ecco, raccontaci brevissime, poche battute, cos'era l'edicola di San Michele di Pagano? Ma l'edicola, per quello che era per me, oltre a essere un'edicola, oltre a essere, vabbè, libreria, bazare, di tutto e di più, è stata tanto un punto di incontro. Ho fatto degli incontri incredibili e... Raccontaci quello con allora, sì, un incontro incredibile. Il giorno esatto del 30° anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna è entrato in edicola Tito Stagno, e con quei suoi occhialoni, come si vedeva in televisione, ed è stato un regalo, è stata una chiacchierata meravigliosa. Proprio quel giorno, nel 30° anniversario, nel 99, ho conosciuto Tito Stagno. Poi ho conosciuto anche Vincenzo Iannacci, Finardi. Sì, vabbè, Finardi è stato di casa qui per tanto tempo, ma sono tante le persone che sono passate di lì. Ma la cosa bella è che tanti sono rimasti amici più che fraterni. Una tra tutti, lei. Enrica. So che Enrica vuole aggiungere qualcosa. Sì, volevo sempre parlare della mia presenza dai tempi del Giurassico. Natalia Ginzburg io l'ho conosciuta alle medie, perché la mia ero predestinata dalla nascita, ovviamente. E la mia insegnante delle medie, Maria Luisa Monti, aveva sposato Sturani, che ho conosciuto, e Monti è stato il professore di Cesare Pavesi, di tutto questo gruppo di torinesi che poi hanno girato intorno alla casa editrice Einaudi. E la Sturani, Natalia Ginzburg ha fatto il mio stesso liceo all'Alfieri, con la mia figlia compagna di banco venivamo mandati al liceo Alfieri a copiare i titoli dei temi che erano stati dati allora e li facevamo nuovamente. Ripeto, era tipo 1961, 31 in classe, doppi turni. Io quando ho finito la terza media potevo anche non studiare più, perché come insegnanti di questo tipo. E Natalia me la ricordo da sempre come questa signora molto, molto, molto silenziosa, ma fumatrice proprio accanita, ma soprattutto di una generosità. Cioè io poi quando l'ho ritrovata in casa editrice Einaudi è stata proprio come una persona che mi ha, come dire, protetto, cioè proprio una persona di una generosità che è difficile descrivere nella sua quotidianità. Quindi il fatto che abbia scelto Silvana questo testo proprio mi ha riportato all'infanzia. Però c'è qualcun altro che secondo me... Abbiamo delle altre notizie di prima mano su Natalia. Faccio un doppio salto mortale. Ecco, a Rosalina volevo appunto chiedere qualcosa su Natalia. Allora, Natalia, io l'ho conosciuta molto bene, siamo state molto vicine per un certo numero di anni. Lei sosteneva che quando entravo io in una stanza era come se entrasse il sole.
E io invece io gli dicevo: guarda Nazaria, io sono una persona normale, più che normale, anzi noiosa perfino da tanto normale. E vabbè, e Natalia mi ha sempre voluto molto bene, mi seguiva nel mio lavoro, mi scriveva le presentazioni, le, tutte le introduzioni ai libri che pubblicavo. Cioè, è stato un bel personaggio, di un'infelicità pazzesca, perché il primo marito, sappiamo già benissimo come è morto. Il secondo era un ubriacone spaventoso, Baldini. E poverina, e ha fatto una figlia col secondo marito che era malata, aveva una malattia genetica tremenda. E per cui ha avuto una vita molto, era molto intelligente lei, era molto molto profonda nelle cose che diceva, non diceva mai una banalità, però è certo che non è stato, non ha avuto una vita facile, infatti è morta abbastanza giovane, mi pare anche. Cioè, per me è una bambina, ma in realtà era una donna che aveva 70 anni, 84 anni, e ha lasciato questa figlia di cui lei era molto preoccupata, perché aveva questa malattia tremenda, per cui aveva una testa enorme, e con una malattia spaventosa. E l'ha lasciata, lei è morta, e poi dopo poco è morta anche la ragazza, perché prima c'era lei che le stava dietro dal mattino alla sera, poi nessuno se ne occupava, Baldini era morto e i suoi fratelli avevano già le loro oracole da far fuori, per cui e l'unico che le assomiglia un po' è Carlo Ginzburg, che assomiglia molto, ma anche i nipoti, i figli e le figlie della figlia di Carlo assomigliano a Natalia in un certo modo. Chissà che venga fuori un'altra, per lei è stata, secondo me, io quando ho letto il suo primo libro che raccontava della sua giovinezza, della sua vita in questa casa dove stavano tutti insieme, mi aveva molto colpito, perché in realtà era una donna di grande semplicità, perché aveva una scrittura meravigliosa, per niente noiosa e per niente agevolata. Lei era quello che era, insomma, e diceva le cose come voleva lei, le diceva. Certo è stato un bel personaggio, Natalia. Grazie per questa testimonianza. Enrico, regalaci. Ah no, c'è ancora. Non abbiamo ancora finito. No, quando parliamo ancora di Carlo. Ok, perfetto. E allora ti lasciamo la palla, Enrico. Va bene, allora vi faccio ascoltare uno strumento. Un altro strumento, non la chitarra, ma l'armonica. Questa vabbè, non mi dilungherò. È l'armonica cromatica, quella che ha il tastino da schiacciare per poter suonare tutte le note, per cui essendoci questo tastino da schiacciare non posso suonare contemporaneamente la chitarra, cioè è un'armonica diversa da quelle che si vedono ad esempio con Bennato, con Bob Dylan, per cui mi dovrò valere di una base che mi sono fatto io, che adesso abbasso. Su questo brano, se volete, poi vi farò vedere, si possono anche battere le mani sul 2 e sul 4, cioè 1, 2, 3, 4, ma se avete voglia vi farò vedere. Thank you.
Grazie. Grazie. Dicevo soltanto, il primo brano che ho suonato era, l'avete riconosciuto, dal film Il Nuovo Cinema Paradiso, tema di Ennio Morricone, stupendo. E il secondo brano invece era Over the Rainbow, dal Mago di Oz, e questo era Isn't She Lovely, ve lo ricordate, Stevie Wonder nel 1976 aveva pubblicato un album doppio con una serie infinita di canzoni, una più bella dell'altra, e si intitolava Love is in Need of Love Today. Songs are the key of the life. Quella che ho detto prima era una delle canzoni. Grazie. Ci inchiniamo ad Enrico Testa. Allora, ricordava prima Enrica che sono i 100 anni dalla nascita di Italo Calvino, dico bene. E allora Italo Calvino è protagonista della prossima lettura. Aurora Stilli ci regala un estratto da Palomar. Si tratta di un estratto dalla pancia del geco. Il signor Palomar e la signora Palomar finiscono ogni sera per spostare le loro poltrone dalla televisione e sistemarle accanto alla vetrina. La scelta tra televisione e geco non avviene sempre senza incertezze. I due spettacoli hanno ognuno delle informazioni da dare che l'altro non dà. La televisione si muove per i continenti raccogliendo impulsi luminosi che descrivono la faccia visibile delle cose. Il geco invece rappresenta la concentrazione immobile e l'aspetto nascosto, il rovescio di ciò che si mostra alla vista. Quando un moscerino passa vicino alla bocca del geco, la lingua scatta e inghiotte, fulminea ed urtile e prensile, priva di forma e capace di assumere ogni forma. Comunque Palomar non è mai sicuro se l'ha vista o non l'ha vista. Ciò che certamente vede adesso è il moscerino dentro la gola del rettile. Il ventre premuto contro il vetro illuminato è trasparente come i raggi X. Si può seguire l'ombra della preda nel suo tragitto attraverso le viscere che l'assorbono. Se ogni materia fosse trasparente, il suolo che ci sostiene, l'involucro che fascia i nostri corpi, tutto apparirebbe non come una leggera di veli impalpabili, ma come un inferno di stritolamenti e ingerimenti. Forse in questo momento un dio degli inferi situato al centro della terra, col suo occhio che trapassa il granito, sta guardandoci dal basso, seguendo il ciclo del vivere e del morire, le vittime sbranate che si disfano nei ventri dei divoratori, finché allora a loro volta un altro ventre non li inghiotte. La segmentazione ad anelli di zampe e coda, la picchiettatura di minute piastre granulose sul capo e sul ventre danno al geco un'apparenza di congegno meccanico, una macchina elaboratissima, studiata in ogni microscopico dettaglio, tanto che viene da chiedersi se una tale perfezione non sia sprecata, viste le operazioni limitate che compie. O forse è quello il suo segreto, soddisfatto d'essere, riduce il fare al minimo. Ecco che gli capita a tiro una smarrita farfallina notturna. La trascura? No, acchiappa anche quella. La lingua si trasforma in rete per farfalle e la trascina dentro la bocca. Ci sta tutta? La sputa, scoppia? No, la farfalla è là nella gola. Palpita, malconcia, ma ancora se stessa. Non toccata dall'offesa di denti masticatori, ecco che supera l'angustia della strozza. È un'ombra che inizia il viaggio lento e combattuto giù per un gonfio esofago. Il geco, uscito dalla sua impassibilità, boccheggia, agita la gola convulsa, tentenna su gambe e coda, contorce il ventre sottoposto a dura prova. Ne avrà abbastanza per stanotte? Se ne andrà? Era questo il culmine di ogni desiderio che lui attendeva di soddisfare? No, resta. Forse si è addormentato. Com'è il sonno? Perché ha gli occhi senza palpebre. Neanche il signor Palomar sa staccarsi da lì. Resta a fissarlo. Non c'è tregua su cui si possa contare. Grazie mille. Poi farò dei commenti perché appunto il signore e la signora Palomar assomigliano tantissimo a Italo e a sua moglie. Calvino è stato un grande osservatore. Se voi guardate, se leggete Palomar con occhi
Disincantati di oggi ci sono delle pagine meravigliose, per esempio quando vai a Rudy Bach, che era tutto vero, l'intera descrizione di due pagine di tutti i tipi di formaggi che sono in vendita, dovrebbero avergli dato il Nobel. Era un grandissimo e timido osservatore. Ecco, toglietevi un po', adesso c'è diventata la moda negli ultimi 10 anni, io lo chiamo il Calvino degli architetti, cioè quello delle città invisibili, ognuno ha costruito una Zenobia o una città. Lui era davvero una persona in cui la curiosità e soprattutto tutto il mondo, pensate a T=0, delle scienze, della matematica, della quantistica, era la sua vera, diciamo, uno dei suoi veri filoni. Alla prossima lettura. La prossima lettura ci arriva dal pubblico. Intanto ricordo a tutti coloro che fossero arrivati solo adesso che se qualcuno vuole cimentarsi nella lettura è ben accetto, ci sono dei libri, quindi dei testi a disposizione, se qualcuno vuole avvicinarsi, iniziare a leggersene uno, poi lo chiamiamo e prova a regalarci questa emozione con la sua voce. Ora io volevo dire solo una cosa, noi siamo qua anche perché quest'anno compiamo 44 anni, no? Qualcuno di voi ha trovato una cartolina, abbiamo pensato di fare una cartolina con i nostri volti del momento legata ai gatti, no? Lo ha fatto Nadia, che è qui vicino a noi, che è un'artista straordinaria, 44 anni come i gatti. E Radio Aldebaran con la parola, con la voce, ha cercato in questi 44 anni di essere un po' vicino al pubblico della Riviera di Levante, di essere un po' la voce del territorio, sempre libera, sempre povera, ma spero bella. Vorrei sul palco, allora, la scelta del pubblico che ha fatto la mia amica Francesca Lamarca. Francesca, vieni. Ha scelto un brano di due autori locali, sono Anna Laiolo e Guido Lombardi. Dal grande albero sei come un albero a primavera. Francesca, benvenuta. Sono due autori un po' diversi da quelli che sono stati citati fino adesso, un po' meno conosciuti, ma hanno contribuito molto, sono due registi, due scrittori, una coppia sia nel lavoro che nella vita. Anna Laiolo e Guido Lombardi hanno contribuito tantissimo, hanno lavorato tanto con Rai 3, hanno fatto documentari, hanno trattato argomenti che trattano il clima, hanno uno sguardo particolare per quelli più deboli. E vi propongo un racconto che a me ha colpito molto e quindi lo condivido con voi. Un po' di occhiali ci vogliono però. Sei come un albero a primavera. Si sentiva solo, anche in piazza, al bar. Tra la folla delle feste in mezzo alla gente ormai sapeva di essere solo, per una solitudine dell'anima che dialoga con se stessa. Ma non come stare sulla cima di un monte o in mezzo al mare e pensare al mondo all'infinito. No, chiuso nel guscio dei pensieri sentiva solo la sua voce. La vita gli passava dentro e non ne usciva più. Gli amici non erano veri amici. Con le donne stava sempre un passo indietro. Un tempo le fidanzate le trovavano i parroci, i matrimoni li combinavano le famiglie e tante volte mettevano insieme due solitudini. Sentiva parlare di cuori solitari, animi simili alla sua. Si scrivevano, si incontravano. Lui no, era sempre più smarrito e solo. Gli anni passavano e viveva la solitudine come un terribile segreto che però non poteva rivelare a nessuno. Tutta la sua vita era diventata un segreto. Sorrideva ed era solo. Salutava e ancora solo. Qualsiasi cosa facesse, sapeva subito di essere solo. Cominciò a pensare che il mondo, i paesi intorno, erano pieni di donne. Immaginò di avere tante innamorate e trascorse la vita a innamorarsi di tutte le belle donne che vedeva per strada. Quando a 80 anni morì, i parenti trovarono un baule pieno di lettere, più di 1000 lettere, su ogni busta un nome diverso, mai spedite. Le aveva scritte al mondo, così per gridare la propria solitudine. Cominciavano tutte allo stesso modo. Sei come un albero a primavera.
sei come un albero a primavera. Mi basta guardarti per sentirmi felice. Il tuo sorriso è un brivido per la mia anima. Vorrei fermare quell'attimo per sempre. Ti aspetto come l'alba che illumina il mondo. Amore mio, vorrei essere il vento per accarezzarti il viso. Vorrei essere un raggio di sole per confondermi con i tuoi capelli. Gocce di pioggia per dirti che sono lacrime di felicità. Vorrei essere le tue mani per starti vicino. La fiamma dei tuoi occhi brucia nel mio cuore. Vivo perché esisti. Soffro se non ti vedo. Mia adorata, mio incantesimo, sei essenziale come l'acqua, come il vino, come il latte, il pane, gli alberi. Tra le tante buste su una c'era scritto alla mia morte e sul foglio all'interno alla mia morte desidero che tutte queste lettere siano bruciate e la cenere sparsa ai piedi della grande quercia di Gosita. Sì, questi due autori non sono nativi, non sono liguri, sono di origine torinese, trasferiti a Roma, hanno lavorato tanto con la RAI, come vi dicevo prima, ma poi verso la fine della vita si sono trasferiti proprio a Chiavari e hanno contribuito a scrivere questo libro Dal grande albero, che è proprio dedicato alla famosa quercia millenaria di Gosita. E adesso non è tanto che sono mancati, quasi novantenni. Però spero che abbiate gradito. Allora, su consiglio della signora Enrica Velossi, io, come molti di voi, tengo nel cassetto tante cose, tra cui una che lei mi invita a leggere questa sera. Allora io ve la leggo. Tornavo da Milano poche sere fa, è un percorso che molti di voi fanno normalmente, ero a matrimonio, località Borgarello, col canale del Naviglio vicino, quindi non sono pratico, però mi sono perso qui. Ero a matrimonio e il ritorno era impervio, impegnativo, perché io di solito di notte non guido. Quella è una notte molto fonda, sono partito da quella zona alle 2.01. Ma l'unica compagna per la quale sono rimasto sveglio, dietro avevo mia madre che mi faceva compagnia, l'unica compagna è questa signora che l'altra sera ho visto nel cielo, non so se l'avete visto anche voi, rossa. A luna rossa le parlete, conoscete? E allora ho scritto due righe per lei. Luna di mezzo mattino. Luna di mezzo mattino che illumini il cammino tra il Ticino e la riviera, che appari dietro una collina e scompari appresso un grattacielo. Luna che gratti le nuvole col tuo sorriso lieve. Luna che riluci sul cemento del ponte resuscitato. Luna che mi accompagni e da quanto sei bella non mi fai assopire. Luna che mi tieni desto al volante in questo viaggio tra la pianura e il mare, luna che mi sorridi, lanciata, dolce, verso il prossimo cielo. Luna, non mostri solamente la tua parte migliore, stai benissimo da sola, sai cos'è l'amore, credi solo nelle stelle, mangi troppe caramelle. Luna, luna, ti ho vista dappertutto, anche in fondo al mare, ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare. Stiamo insieme questa notte, hai detto no per troppe volte. Luna. Grazie, questo è un favore che ho chiesto al maestro Enrico Testa. Allora, a un cerbiatto somiglia il mio amore.
Cinzia Venturelli, una poesia di David Grossman. Clizia, Clizia, nome di Era una ninfa. Allora, io ho scelto questo libro perché secondo me è uno dei più bei libri che ho letto. Tratta di amicizia, di amore, di guerra, di Israele, degli israeliani, nel senso di essere israeliani, cioè essere sempre sospesi tra una vita ordinaria di lavoro, di casa, di famiglia, e sempre con l'incubo dell'allerta. E quindi io trovo che sia un libro molto commovente, profondo, dolorosamente bello. Allora, qui leggo la parte in cui la mamma ora comunica al figlio Ofer che farà un viaggio, cioè un cammino in Galilea, perché il figlio ora parte per una spedizione militare e lei non se la sente di stare in casa, vuole esorcizzare la paura di ricevere la notizia della disgrazia, allora preferisce appunto fare questo cammino. C'è la telefonata. Ciao Ferino, ti voglio bene. Non fare stupidaggini, mamma, promettimelo. Lo sai che non le farò. No, promettimelo, sorrise lui. Ora senti un senso di calore propagarsi dentro di lei, scioglierla. Te lo prometto, non ti preoccupare, farò la brava. Farò il bravo anch'io, promettilo, Ofer. Te lo prometto, ti voglio bene, abbi cura di te. Anche tu, vedrai che andrà tutto bene. Ciao, ciao Ofer, tesoro mio. Ora rimase con il telefono in mano, sfinita, sudata, e con assoluta lucidità pensò che forse quella era l'ultima volta che sentiva la sua voce. Aveva paura che l'avrebbe dimenticata e pensò che chissà quante volte avrebbe ricostruito nella mente quella conversazione banale, fatta di frasi vuote. E io gli ho detto, abbi cura di te, e lui ha risposto, non ti preoccupare, andrà tutto bene. Ma forse quell'operazione si sarebbe conclusa di lì a un paio di giorni, anche quel dialogo, come centinaia di altri simili, si sarebbe dileguato, sarebbe stato dimenticato. Mai però come in quel momento aveva avuto una premonizione tanto chiara. Da quella mattina schegge di gelo gli si infilzavano nella parte inferiore della pancia, provocandole dolore ad ogni movimento. E di lì a breve avrebbe succhiato i resti della voce di Ofer nel ricevitore. Si rammentò di come, quando lui era bambino, avessero trasformato il momento dei saluti in una cerimonia prolungata e complessa, in un rito che cominciava con abbracci e baci schioccanti, che si facevano via via più delicati e fugaci, fino a sfiorare soltanto le guance, la fronte, le labbra, la punta del naso, e non rimaneva che l'eco di un contatto leggerissimo, un soffio quasi reale. Vedrai che andrà tutto bene. Ciao Ofer, tesoro mio. Grazie Clizia per queste emozioni. Ora Luisa Camandona ci porge L'amore nostro, lirica da Ti passo perdere di Andrew Faber. Ho scelto questo autore perché è un ragazzo giovane, attuale, ha iniziato a scrivere soltanto nel 2017 perché in preda a ansie e panico, non riusciva praticamente a dormire mai, e poi ha iniziato nella notte a scrivere. Lui si definisce, e leggo testuale, si definisce un uomo che ama e per questo fragile, folle e infinito. E questa è una delle sue poesie,
ma il libro è pieno di poesie stupende. L'amore nostro. È un amore bello il nostro, che di così belli, sai, non se ne vedono più. Una preghiera antica, molto più di noi. Un amore di un'altra età, che non cerca scorciatoie o tragitti semplici, strade sicure. È un amore che preferisce perdersi, perché perdendosi ha trovato i nostri cuori, affannati, stanchi, sfiniti, che battevano in modo strano, che nessuno prima di lui era mai riuscito a raccontare. È un amore grande il nostro, come le mani di un Dio che di giorno e di notte hanno lavorato senza mai fermarsi per cucire un impero di stelle che custodisse tutti i sogni del mondo. È un amore che fa paura al nostro, per il coraggio che ha di spingersi oltre, che spaventa chiunque provi ad avvicinarsi. È una forza di gravità tutta nostra, dove nessuno oltre noi è capace di vivere, dove nessuno oltre noi è capace di entrare. È un amore che lotta il nostro contro i mostri che tornano e non smettono mai di farsi sentire, contro tutti quei lividi che ci portiamo addosso e che per tutta la vita abbiamo sempre nascosto. È un amore libero il nostro, senza il bisogno di essere unico, senza l'incubo di durare per sempre. Un amore che ascolta ed impara, che sbaglia e riprova, che graffia e che cura. È un amore che cercava rifugio il nostro ed ha trovato i nostri corpi, le nostre mani, la nostra voce, la nostra pelle. Un amore che un giorno ci è venuto a cercare, che aveva bisogno di esistere e ha trovato con noi il coraggio di amare. Bella, vero? Ma sono tutte bellissime. Allora, noi vorremmo avere ancora qualche notizia di Ada la scienziata. Vuoi fornirci ancora qualche notizia, Biancaluce? Abbiamo la tua disponibilità? Vieni, vieni, avvicinati. Avvicini. Prova. Era prima della fine. È così? Vai, vai. E così Ada si mise seduta e pensava alla scienza, alla zuppa e al gatto che puzzava e al caos che con i suoi genitori, no, con i suoi esperimenti, lei stessa generava. Funziona così? Al successo servono questi fallimenti? I pasticci sono un problema. Da dove veniva quel terribile odore? Ada Marie si comportò come una scienziata vera. Si fece una semplice domanda, e poi due ancora, e altre tre. Più Ada pensava, più a fondo scavava. Scarabocchiò le domande e col dito sul mento si tamburellava. Cominciò con il perché e poi con il cosa, come, quando. È arrivata alla fine del muro col perché, stava già ricominciando. I genitori guardavano la loro figlioletta e intanto sospirarono. Cosa avrebbero fatto con questa bambina curiosa, che voleva sapere come tutte le cose funzionavano? Sorrisero.
e sussurrarono: ci inventeremo qualcosa. Grazie mille. Adesso vorrei farvi ascoltare un brano in dialetto genovese che ho trovato molto bello e mi piaceva proporlo proprio questa sera, in una serata dedicata alle parole, perché è un quadretto, uno splendido quadretto che descrive un'alba su Genova. E si intitola L'alba, e gli autori sono Bozzo e Dodero, gli autori che hanno scritto anche l'Ave Maria Senese, qualcuno la conoscerà, immagino. Dalle squadre di canterini genovesi ci sono tante voci, poi bassi, gli altri, però io ci ho provato da solo. Grazie. Siccome Biancaluce ci ha letto questa fiaba, io volevo chiedere a Rosalina come ti è venuto in mente di scrivere il primo libro per i bambini, come nasce questa passione? Come ho detto prima, io sono andato a vivere a New York e mi sono resa conto che la letteratura per infanti in Italia era antichissima, cioè c'erano queste favole tutte moralistiche, tutte con morale, tutte illustrate con tutte queste bambinelle che i riccioli d'oro e le guance rosse, non c'era mai un mostro. E lì ho visto dei libri meravigliosi, tra cui questo qui che c'è. Chiama I Morti Selvaggi, che ha vinto un mucchio di premi in tutto il mondo, che ha scritto questo signore americano, questo vecchio signore americano, ed era molto, un libro pieno di divertimento. I bambini, quando l'hanno in mano, ci riconoscono nei mostri. E devo dire, per me quello è stato uno dei primi libri che ho pubblicato.
E poi ho pubblicato anche un libro completamente diverso che avevo conosciuto qui a Riviera, Leo Lionni, e allora in America ho visto questo tuo libro che ha avuto un successo pazzesco, che era la storia di un piccolo blu e piccolo giallo che diventavano un piccolo verde, però i genitori erano disperati perché non trovavano più né il piccolo blu né il piccolo giallo, era diventato un piccolo verde. Questo libro è stato proibito nelle scuole venete perché il sindaco di Venezia aveva deciso che aiutava la, come si chiama, la, no, il fatto che le persone si mettano insieme, e è stato proibito perché secondo questo signore questo libro era sbagliato, nel senso che ai bambini non bisognava mai insegnare di accettare il prossimo, evidentemente con un sistema di testo un po' diverso dalla mia, però insomma così è. E questo libro poi l'ha pubblicato mia figlia adesso, che anche lei si ha quadri per bambini, e ha avuto un successo enorme in Italia, un enorme successo. Allora ce l'ho venduto 10 copie, già molto, però parlo degli anni 60, è cambiato tante cose. E in realtà poi in fondo più libero e stravagante più mi piaceva, perché in fondo è un modo proprio per rompere certi schemi che erano fissi, bisognava trattare sempre moralisti, queste storie sempre tutti per bene. D'accordo che abbiamo anche in Italia allora c'era la Democrazia Cristiana, ma insomma comunque io ho avuto solo degli attacchi dal sindaco di Venezia e aveva deciso che non poteva esserci. Grazie, grazie ancora. Ogni tanto torniamo da lei per queste testimonianze. Allora, stiamo navigando bene? Navigate bene? Siete pronti a continuare questo viaggio che noi vi stiamo proponendo? La luna è spuntata, qualcuno di voi riesce a vederla? No, forse... Niente, noi siamo in attesa della luna. Allora, vediamo chi possiamo chiamare ora a regalarci nuove emozioni. È la volta di Arianna Pratesi. Tutti quanti abbiamo un angelo, di Craig Warwick. Arianna, benvenuta. Innanzitutto buonasera a tutti. E, sì, io ho scelto questo libro, cioè in particolare un pezzo di questo libro, perché gli angeli e le persone che hanno parlano con gli angeli, che hanno delle particolari relazioni con questi esseri soprannaturali, mi affascina particolarmente, visto che io non ce l'ho, ecco, e quindi mi incuriosiscono molto quello che succede tra l'essere umano e l'essere angelico. Il primo ricordo del mio incontro diretto con gli angeli risale a quando avevo circa 6 anni. Questo avvenimento mi è rimasto impresso perché ha segnato per sempre la mia vita. Era pomeriggio, dopo la scuola, e mi trovavo in camera mia. Tutti i miei fratelli erano impegnati in altre attività e io me ne stavo per conto mio. Preferivo così. Ad un certo punto la temperatura della camera scese di diversi gradi, mentre lo spazio intorno a me fu invaso da una luce di color azzurro, bellissima e avvolgente. Non avevo mai visto niente di simile. Non avevo idea di che cosa fosse,
ma non avevo paura. Un fenomeno così piacevole non poteva certo farmi del male. A poco, attraverso la luce, si delinearono i tratti di un ragazzo, piuttosto giovane. Riuscivo a distinguere le mani, il viso e lentamente tutto il corpo, sempre avvolto dalla luce. Il ragazzo cominciò a parlarmi con dolcezza. Mi diceva che non dovevo aver paura di lui. E poi mi avvisò. Craig, la mamma e il papà non credono in noi, ma tu ci devi stare molto vicino, perché insieme a te potremo aiutare tante persone. Se ci ripenso oggi, non riesco a ricordare di aver avuto paura nemmeno per un secondo. La presenza dell'angelo era estremamente rassicurante. Per me non era una minaccia, sebbene io fossi così piccolo. Purtroppo però i miei non la pensavano così. I miei fratelli avevano paura di me, ma allo stesso tempo mi prendevano in giro. Sapevano delle mie frequentazioni insolite, chiamiamole così, quindi mi trattavano come un tipo strambo. Ridevano di me che vedevo i fantasmi, gli spiriti, li immaginavano come quelli dei film, mentre a me loro appaiono come dei fasci di luce. Grazie. Grazie. Quando abbiamo scelto la data, 7 di luglio, mi rimbalzava in mente qualcosa, dicevo il 7 di luglio, allora mi è venuta in mente, oh Baba Luba, chi era lei, lo ricordate? La sorella di Loretta? Daniela Goggi, e allora la sveglia sul collo segnava le 23. Ringrazio Nadia per avermi fatto diventare bambino ed essere sempre bambino, molto più di quello che voi pensiate. Allora... con questo angolo siete preparati sul carosello voi? Perché poi vi farò qualche domanda sul carosello. Se io dico basta la parola e mo e mo, sono troppo bravi. Carmencita, chiudi il gas e vediamo un po', e che c'ho scritto, sono troppo bravi. Vediamo ancora qualche altro carosello. Calimero, tu non sei? Ava! Avete sorpassato l'esame, allora andiamo avanti. Vediamo un po'. Abbiamo altro, però il carosello rimane sempre nel nostro cuore. Vediamo un po'. Frammenti da un lampo di luce, una pausa nel faro di Portofino. Roberta Masinari. Roberta, benvenuta, ci racconta una storia molto vicina a noi, una storia che sta per chiudersi, se non sbaglio. Buonasera. È una storia vera, spruzzata da qualche goccia salata di fantasia, è una storia che ho scritto io quest'anno, è la mia prima pubblicazione e umilmente me la leggo. Racconto la storia del guardiano del faro di Portofino, che ha una convivialità con un amore sfrenato per il mare e poi un lavoro in via di estinzione. E queste due peculiarità, che sono anche un immaginario collettivo di un romantico sogno, quello di vivere in un faro, mi hanno spinta a indagare e a scoprire un po' il bianco e il nero del vivere in un faro. Per cui vi leggo due pagine dove c'è la convivialità del guardiano con due animali. Un gabbiano e una gatta.
Viene da chiedersi quante volte quest'uomo abbia voglia e necessità di percorrere il lungo tratto di sentiero per avvicinarsi al frastuono del mondo. Sicuramente gli succede per obblighi di servizio, come la manutenzione di altri fari o per altre incombenze personali. Ma quando trascina con fatica il carrellino della spesa, il suo arrivo viene annunciato dal rumore delle ruote sul selciato del sentiero. Il gabbiano accoglie in volo il suo ingresso, mentre la gatta, comodamente sdraiata sul divano, non bada né al padrone né al suo ritardo, e anche in caso di brutto tempo lo guarderebbe con aria pacifica, perché conosce bene il suo spirito indulgente. In quel luogo, anche quando piove, c'è la sensazione che ci sia ancora il sole. Le pareti della casa ammortizzano qualsiasi nuvola di passaggio. Le porte in legno grezzo svelano artistiche venature color del mare e comodi divani regalano un soffio di intimità e di simpatica attesa. A lato della libreria, sul pavimento, c'è una colonna di volumi accumulati, ma l'idea vincente di questo soggiorno è presentata da una particolare sonorità che regala leggerezza. Un vecchio frigo riadattato a giradischi che suona centro di gravità permanente e sulla parete opposta un refrigeratore a cantinetta decisamente più contemporaneo. Chi vi entra per la prima volta resta affascinato da una confortevole solitudine. Fin dal primo giorno Paolo non ha mai avuto dubbi o ripensamenti su questa scelta di vita, e l'appagamento più grande è sapere che di fronte all'immensità del mare non si sentirà mai solo. Tra un lampo di luce e quattro di eclisse, i pescherecci rientrano seguiti dagli stormi di gabbiani. La pulinga accoglie a sentinella un airone e davanti al faro compare la prima stella. Quando giunge la sera, un bicchiere di buon vino sicuramente scalda il cuore e insieme alla lettura di un bel libro si spegne la bellezza di una giornata. I libri, però, impreziosiscono la vita, non solo per indagare altri mondi e nuove conoscenze, ma possono far nascere pensieri diversi, quasi dei presentimenti. Nulla succede per caso. Sui misteri nascono le storie e chi vive da solo ha il tempo per scoprirli. Grazie. Questo libro è stato presentato, io sono socia del Circolo Nautico di Santa Margherita, è stato presentato il 3 giugno a Santa Margherita nella terrazza cinquecentesca e il 22 luglio siete tutti invitati nel convento dei Frati Cappuccini, dove insieme a un altro autore presenteremo questo libro. Grazie. I Frati Cappuccini c'entrano sempre, perché la radio nasce nel convento dei Frati Cappuccini di Chiavari. Quindi i Frati Cappuccini nel Tiguglio, in Liguria, sono molto amati, devo dire. Bene, sono contenta. Grazie. Io ho vissuto maggior parte della mia vita nel convento dei Frati che a casa. Allora, sei invitato. Grazie. Mi sono sempre chiesto cosa faceva il signore. Amo molto i fari, sì. Molte storie inglesi sono ambientate nei fari. Ci avviamo verso la chiusura della serata. Con ancora una lettura, diciamo, tra i libri che avevo selezionato. Come presentatrice di radio non sono ancora molto preparata. Allora, farò un pezzo di musica.
grazie a tutti, grazie. Grazie a tutti, grazie. Allora, tra i libri che avevo selezionato un po', diciamo, se qualcuno voleva aggiungersi ai libri precedenti, ce n'è uno di Sveva Casati Molignani. Tutti avranno pensato, ma che strano, è una delle scrittrici più note italiane, il nome è un nome d'arte perché era un nome inventato da lei e dal marito, il marito poi è mancato, ha continuato a scrivere questi romanzi, diciamo, relegati al mondo femminile. Uso questo tono perché invece i libri di Sveva sono di quanto di più di aiuto, di supporto alle tematiche femminili. Ogni romanzo è frutto di studi, ne parlo perché ovviamente la conosco, e sono sempre storie di riscatto al femminile, eccetera. Ovviamente l'editore di Sveva Casati è un editore che per diritti non la molla neanche un momento. Tenete presente che Sveva è una delle scrittrici più vendute, per esempio, in Portogallo. E questi libri, diciamo, dal titolo, tra virgolette, leggero, torna amore mio, questo genere, non sono mai stati candidati a nessun premio a Campiello per via della puzza sotto il naso. Sveva è in realtà una persona straordinaria. Il mio direttore editoriale, che è tuttora vivente, è Stefano Peccatori, è riuscito, da un punto di vista dei diritti, a ottenere che Sveva scrivesse per il nostro marchio dei racconti non di fiction, ma legati alla sua vita. Sveva ha avuto una madre e un padre severissimo, vive ancora, come io dicevo sempre, laggiù nell'orizzonte, in una delle zone adesso periferiche di Milano, e sta in questo giardino e vive benissimo. Questi libri, e dov'è Francesca che si è proposta di leggere, racconta, diciamo, la sua infanzia, la sua adolescenza, perché Sveva ha sempre voluto andare a lavorare. Un primo lavoro ha fatto la segretaria, perché mentre il padre l'amava tantissimo, la madre era molto severa, ha avuto un rapporto molto difficile. In questo libro racconta, sono poche battute, io sono un amante dell'arte contemporanea, ricordo che qualche settimana fa il Papa ha ricevuto 200 artisti tra i più famosi dell'arte contemporanea, Kiefer, nomi che magari così poco conosciuti, ma la scelta è stata fatta ad hoc, e quindi c'è proprio un pezzo in cui la giovane Sveva, dove lavora da Cardazzo è un grande gallerista degli anni 50 e 60 di Milano, e ha come artista, vi racconterà Francesca, vi leggerà questa breve paginetta. Buonasera a tutti, come ha detto Enrica, questo libro mi è capitato tra le mani, e diciamo che appartiene anche un po' a quello che sono io, e già la copertina mi ha molto colpita, perché in copertina c'è una tela di Lucio Fontana, come sapete bene lui è diventato famoso per i suoi tagli, e su questa tela rossa sembra che prenda lo spicco, vola questa farfalla bianca, quindi è abbastanza, direi, impressionante. E come ha detto Enrica, questo testo è un racconto di Sveva Casati Modignani, che dedica a suo padre. Infatti lei vive segregata, come ha detto Enrica, in questa villa, e un giorno dice: caro papà, è stato così che ho deciso di raccontarti quello che ti ho sempre taciuto. E così apre lo scrigno della sua memoria e racconta. Sì, il racconto è dedicato appunto a Lucio Fontana e agli artisti che non sempre hanno facilità di capire qual è la loro via, cioè qual è la loro occasione migliore per avere successo. Prima devo spiegarle che cos'è un artista. L'artista è come uno scienziato,
tutti e due aspirano ad arrivare al di là di quello che già sanno e non arrivano mai a una nuova scoperta per caso, ma dopo una lunga ricerca. Io mi ero disperato e avevo pianto perché ero bloccato. Alla fine ero arrivata a quel taglio, netto, deciso, crudele. Ho trascorso la notte a ridipingere le tele, tagliandole una dopo l'altra, quando erano ancora umide di pittura, rapito da una gioia che non avevo mai conosciuto, in preda a un delirio che mi faceva ridere e piangere e ringraziare Dio per avermi aperto uno squarcio sul mistero dell'eternità. A un certo punto, nel mio atelier, irruppe la luce del giorno. Barcollando, mi buttai sull'ottomana e caddi in un sonno profondo. Mi svegliò mia moglie, molto preoccupata, non avendomi visto rientrare la sera prima. «Oh Gesù, hai una febbre da cavallo», mi disse, stirandomi la fronte, e dichiarò: «Chiamo subito il dottore. Chiama piuttosto il Cardazzo. Digli che la mia mostra è pronta», replicai. Poi ricadi nel sonno. Dormì per tutto il giorno e anche la notte seguente. Quando mi risvegliai, mi sentii come se fossi rinato, concluse Lucio Fontana, mentre varcavamo la soglia del naviglio. «È una storia bellissima», sussurrai. «Non è una storia, è un miracolo che è capitato proprio a me. Un miracolo che cercavo da tutta la vita, nel legno che scolpivo, nelle ceramiche che modellavo, nelle tele che dipingevo, e che si è palesato in un momento di disperazione. Dubitavo che la gente capisse i miei tagli, ma non me ne importa niente, li capivo io, non sapevo ancora che molti altri li avrebbero amati». Ecco, questo per dirvi che bisogna leggere, non con la puzza sotto il naso e sempre, adesso si rompe tutto, no, ecco, con grande curiosità. Io credo che nessuno pensasse che tra Sveva e Fontana ci fosse questa vicinanza. E siccome a me piace fare molto spesso dei dispetti, alla Galleria d'Arte Moderna di Torino ho organizzato, quando era di moda il cibo, ho organizzato una serie di incontri e il primo era... avevo radunato chef collezionisti dagli anni 50 in poi, e la serata ovviamente tutti avevano storto il naso, ma chef eccetera, sono venute quasi 600 persone a sentire Gualtiero Marchesi che raccontava invece i suoi rapporti con Fontana e tutti gli artisti milanesi degli anni 50. Siamo in, direi, in chiusura, e c'è ancora una ultima sorpresa. Scusate i microfoni e poi me lo ridai. La bambina che costruiva con la carta, note, appunti e bagatelle di Rosellina Archinto. Sono nata al mare, amo il mare, lo guardo, ascolto il suo rumore, da sempre è la felicità. Un motto di Baudelaire mi porto sempre dentro, homme libre, toujours tu querras la mer. Sono nata e sono stata anche concepita al mare, a Genova, in via Sarotti. E una che è nata a Genova non può non amare il mare. A volte, quando avverto il bisogno di liberare la testa, salgo in auto e vado su quei tratti di costa che hanno segnato la mia vita, i miei rapporti, le mie amicizie. Mi lascio invadere da un presente amico più che da un passato impossibile da far rivivere. Di Genova però non ho grande memoria. Ricordo molto meglio Santa Margherita Ligure, dove ho vissuto per lunghi periodi, che ho amato e che amo infinitamente. Ed è stata la mia casa sempre, in estate e in inverno. Avevamo una villa che mio padre aveva comperato negli anni 30. Per me era la casa più bella di Santa, con le grandi finestre sul mare. Lì trascorrevo estati stupende, da bambina e da ragazza. Il mare, davanti, a perdita d'occhio, il molo, e all'orizzonte il promontorio di Portofino, una sorta di gigante addormentato.
E poi c'era una debolezza di cui non abbiamo ancora parlato, che avevi molti, cioè Sechezzo. Il mentore è sempre stato il punto di riferimento, perché il vecchio Balin, che mi amava molto, quando entravo mi riempiva di caramelle, di cioccolatini, tutto quello che volevo. E adesso che sono una vecchia signora, comunque la mia gioia è andare a sedermi da Sechezzo, fare delle chiacchiere. Poi cerco sempre di inventare qualcosa che non hanno, allora dico, ma oggi proprio l'ho detto, non avete quel formaggio francese così buono? E loro mi hanno detto, no signore, i formaggi francesi noi non li teniamo mai. Grazie ancora, grazie Rosellina. Ah, siamo quasi in conclusione, peccato. Allora, grazie a tutti, io ricordo ovviamente la busta. Ricordo che domani sera ci sarà qui Petitta e parleremo di clima, il professor Petitta viene da Roma e ci sarà anche il burraco, e vedo dei segni, e la busta le ritira Don Paolo, ecco, è lì al fondo che mi fa... Bellissimo proprio di essere alla televisione quando fanno dei... Comunque davvero grazie, scusate le incongruenze, ma non siamo... è stata la prima volta e c'è ancora qualcosa. Sì, non andate via perché c'è tanto un omaggio per Rosellina. Bianca Luce consegna il primo omaggio per Rosellina, un applauso. È un bouquet confezionato da Nadia, che oltre a fare l'artista a dipingere fa anche i bouquet. E poi ce n'è uno per Enrica, eccolo qua. Vi ringraziamo, speriamo di essere stati all'altezza delle vostre aspettative. Ecco. Grazie ancora, un abbraccio forte, aspettate perché Enrico ci regala qualcosa per il gran finale. Grazie, un saluto a San Michele, a Paolo, a Don Paolo, Enrica, Alessandra, Luciano, Patrizia e tutti quelli che lavorano perché tutto riesca molto bene. A voi che siete venuti e avete rischiato insieme a noi, fidandovi di noi. Grazie. Grazie a tutti. Accendo solo due note di un brano che mi aveva chiesto sì, Salvo. Sì, perché in effetti c'era una storia che volevo raccontare, ma ve la racconterò un'altra però volta. Però questa è ancora un'altra. È ancora un'altra, benissimo. Enrico Testa!